Come si gioca al TCG di My Hero Academia? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC basato sul manga? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Negli ultimi periodi ho iniziato a provare il trading card game di una delle opere manga che più mi ha appassionato negli ultimi anni, ovvero My Hero Academia. E sarà proprio in questo video che scopriremo assieme quali saranno le basi di partenza per iniziare il vostro viaggio verso il titolo di eroe o villain numero 1, esplorando le regole di questo TCG in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata! Il campo da gioco per il TCG di My Hero Academia vedrà una zona dedicata al personaggio dove potrete posizionare il vostro eroe e o villain, la zona Momentum che potrete adoperare per conservare gli attacchi andati a segno da utilizzare per potenziare i vostri assalti futuri, la riserva dove andrete a giocare le carte durante il vostro turno e dove saranno presenti 6 zone con ognuna un valore rispettivo in alto a sinistra che partirà da 0 più passando per 1, 2, 3, 4 fino ad arrivare a 5 più. Lo stage dove verranno inserite le carte che rimarranno in gioco ed infine la zona dedicata al mazzo e quella per la pila degli scarti. Da notare che non sarà presente una zona carte bandite. Queste ultime verranno poste direttamente in una pila al di fuori del campo da gioco. Nel playmat ufficiale, inoltre, saranno presenti nella parte alta del tappetino anche i punti vita, che in alternativa potranno essere segnalati con qualsiasi token segnapunti o con semplice carta e penna. Per iniziare una partita vi serviranno un personaggio ed un mazzo composto da un minimo di 50 carte. Una volta sistemato il tutto sul terreno, deciderete quale giocatore inizierà per primo. Potrete utilizzare un dado per lo scopo. Deciso ciò, pescherete carte dal deck fino ad averne numero pari al valore riportato sulla carta del vostro eroe. Se non vi soddisferà la mano iniziale, potrete optare per un mulligan selettivo. In caso dovesse accadere, dovrete agire in questo modo. Il primo giocatore piazzerà le carte poco valide per la strategia da attuare durante il match presenti nella propria mano in fondo al deck, per poi pescare lo stesso numero di carte escluse dalla cima del mazzo. Il secondo giocatore potrà fare lo stesso. Sarà concesso un solo mulligan a partita. Terminato il processo, il deck verrà mescolato. Dopo aver compreso appieno come svolgere le fasi di preparazione prima che inizi lo scontro, vediamo assieme come leggere le carte che avrete pescato. Ogni carta nel TCG di My Hero Academia riporterà in alto a sinistra la difficoltà che incontrerete nel giocare quella stessa carta, il suo nome, il valore di bloccata che impedirà agli attacchi dell'avversario di infliggervi danni del tutto o in parte, la tipologia di appartenenza, il riquadro di testo dove saranno riportati gli effetti e le parole chiave della carta, i simboli dedicati all'eroe che torneranno utili per la costruzione del mazzo ed il valore di check che sarà fondamentale quando dovrete giocare altre carte durante il vostro turno. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. Il personaggio potrà essere un eroe o un villain e sarà colui o colei i quali panni vestirete durante la partita. Esso o essa saranno presenti sul campo di battaglia fin dal principio di ogni match, salvo casi speciali. Avrà inoltre riportato sulla parte sinistra, al centro, due valori, il numero massimo di carte che potrete avere in vostro possesso. Durante uno specifico passo di un turno, lo vedremo tra poco, dovrete pescare carte fino ad arrivare al numero pari riportato sulla carta del vostro eroe. Non esisterà un limite di elementi che potrete avere in mano e la sua salute massima, che indicherà i punti vita con i quali inizierete il match. Da notare che non si potranno avere più punti vita del valore riportato sulla carta. Sulla parte alta a destra del box di testo dedicato all'effetto, invece, sarà presente la versione del personaggio che, a seconda del numero romano riportato su di esso, ne rispecchierà la potenza e ne cambierà gli attributi e gli effetti. Le basi saranno contraddistinte dal colore grigio e vi torneranno utili per potenziare le abilità del vostro campione.
Molte di esse non sortiranno effetti nel turno nel quale verranno giocate. Tuttavia, nei turni a venire, forniranno abilità aggiuntive o la possibilità di giocare più carte di quante se ne potranno utilizzare in modo ordinario durante un turno. Fintanto che rimarranno nella mano, esse potranno essere impiegate per difendersi dagli attacchi avversari, prevenendo danni. Vedremo fra poco come usufruire di questo valore al meglio. Quando esse invece saranno sul terreno, potranno essere utilizzate per favorire il valore di fortuna durante una partita. Quando ciò accadrà, la base si riterrà impegnata. Qualsiasi base non impegnata sarà pronta. Per impegnarla, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Gli attacchi saranno contraddistinti dal colore arancione e rappresenteranno la fonte primaria per arrecare danno al vostro avversario. Esse presenteranno nella zona centrale a destra due icone: la proprietà dell'attacco, il quale numero indicherà la velocità di esecuzione dell'assalto, e un tris di colori diversi tra loro, rosso, arancione e giallo, che ne designeranno la zona. Nella descrizione dei vari passaggi di un turno analizzeremo meglio questi concetti e il danno che arrecherete se l'attacco andrà a buon fine. Inoltre sarà presente il danno effettivo che questa carta infliggerà ai punti vita avversari se l'attacco andrà a segno. La maggior parte di questa tipologia di carte riporterà anche delle parole chiave come pugno, furia o lancio. Alcune di esse rientreranno nei tratti della carta, al quale specifici elementi in mano o nel deck faranno riferimento, mentre altre, che saranno evidenziate da un colore viola sfumato al celeste, come per l'appunto lancio o flash, ne indicheranno un'abilità descritta nel box di testo dedicato all'effetto della carta. Le azioni saranno contraddistinte dal colore blu, e attraverso i loro effetti ed abilità potranno avere un impatto importante sulle dinamiche di gioco. Le abilità di queste carte potranno essere giocate direttamente dalla mano e in qualsiasi momento della partita che permetterà l'utilizzo di queste medesime abilità. Ad esempio, un'azione con abilità potenziamento potrà essere utilizzata unicamente nella fase di potenziamento del vostro turno. Queste carte non verranno spostate nello stage a fine turno se giocate con successo, ma verranno invece poste nella pila degli scarti. Le risorse saranno contraddistinte dal colore verde e potranno essere utilizzate come strumenti alleati in battaglia o addirittura luoghi speciali da impiegare per ottenere un vantaggio durante uno scontro. Queste carte saranno simili alle basi, ma con effetti tendenzialmente più forti, dato che, a differenza di queste ultime, le risorse non potranno essere utilizzate per i check. Ok, Arconte, hai parlato di check, di zone di attacco con più colori e quant'altro, ma come si gioca una carta? Scopriamolo assieme! Quando deciderete di giocare la vostra prima carta, andrete a posizionarla nella riserva nello spazio vuoto che si troverà più a sinistra in questa zona specifica del campo di battaglia. Poi andrete a determinare la difficoltà totale che sarà necessaria per impiegare quella stessa carta. Inizierete con il prendere in considerazione la difficoltà stampata, quella in alto a sinistra sulla carta, per intenderci, aggiungendo di seguito la difficoltà progressiva riportata in alto a sinistra della prima zona della riserva. Il risultato ottenuto vi indicherà quale sarà la difficoltà effettiva che dovrete affrontare per giocare la carta che avrete deciso di utilizzare durante il vostro turno. Se vorrete giocare una seconda carta, quindi, dovrete aggiungere il valore di difficoltà di quest'ultima a quella della seconda zona della riserva, ovvero 1 più, e così via fino ad arrivare all'ultimo spazio con difficoltà progressiva pari a 5 più. Una volta appreso il valore di difficoltà totale, potrete procedere ad un check. Per effettuare il check, in questo caso della carta Passing the Torch, vi servirà un valore complessivo pari a 2. Difficoltà 2 della carta base più 0 di difficoltà progressiva. A questo punto vi basterà rivelare e scartare la prima carta del deck. Il valore che dovrete prendere in considerazione della carta scartata sarà quello presente in basso a destra. Se quello stesso valore sarà pari o superiore alla difficoltà totale, avrete giocato una carta con successo. Cosa importante da sapere sarà che la riserva si andrà a completare sempre partendo da sinistra verso destra e le nuove carte che desidererete utilizzare dovranno essere sempre poste alla destra dell'ultima carta giocata.
Andando avanti durante questa fase, se starete cercando di giocare ad esempio una seconda copia di Bonds of Friendship, vi ritroverete a far fronte ad una difficoltà pari a 4, 1 di difficoltà stampata e 3 di difficoltà progressiva. Andando a scartare però una carta dalla cima del mazzo, vi ritroverete a non riuscire a superare il valore di check. In questo caso, nello specifico, potrete optare per due soluzioni. Impegnare le carte base pronte sul vostro campo di battaglia o il vostro eroe. Ogni carta impegnata aggiungerà un più uno al vostro valore di check, facilitandovi nel processo di giocare con successo una carta dalla mano. Attenzione, non si potranno impiegare più carte base di quante non sarà necessario per superare il check. In questo caso, nello specifico, non avendo carte base in gioco, vi basterà impiegare il vostro campione, andando ad aggiungere quella singola unità utile che vi permetterà di eguagliare il valore di difficoltà necessario a farvi giocare con successo il Bonds of Friendship. Se non ci sarà la possibilità di raggiungere il valore di check di una carta in nessun modo, quest'ultima verrà scartata e mandata nella pila degli scarti. Una volta che avrete deciso di non voler andare più avanti, potrete spostare le carte presenti nella riserva nella zona dello stage. Perfetto, Arconte! Ed ora? Ed ora non ci resterà altro che esplorare le varie fasi di un turno. Ogni turno sarà suddiviso in tre macrofasi: la fase iniziale, la fase di combattimento e la fase finale. Chi inizierà a giocare per primo salterà la prima delle tre. La fase iniziale avrà a sua volta tre sottofasi: il passo di approntamento, dove ripristinerete allo stato di pronto ogni carta impegnata. Notate bene, il giocatore che inizierà per primo un match incomincerà la partita con il suo eroe o villain impegnato. Il passo di revisione, dove potrete decidere di scartare una carta che vi sarà poco utile per la strategia di gioco dalla mano, e il passo di pescata, dove andrete a pescare carte dal mazzo fino ad averne un numero pari al valore riportato sull'icona verde del vostro campione. Attenzione! Se avrete più carte in mano rispetto al numero che indicherà la suddetta icona verde sul vostro personaggio, salterete questa fase. Nella fase di combattimento potrete giocare una carta base, attacco, risorsa e personaggio un numero qualunque di volte che vorrete, se potrete. Vi sarà permesso inoltre impiegare carte con abilità sulle carte presenti nello stage o sulle carte azione dalla vostra mano. Se fallirete tentando di giocare una qualunque di queste carte durante questa fase, passerete direttamente alla fase finale del turno. Notate bene, potrete decidere di passare in qualunque momento questo passo, tranne se vi ritroverete a svolgere una sequenza di attacco. Aspetta, Arconte, qui la cosa si fa interessante. Come riesco ad attaccare un avversario? Vediamolo assieme. Per riuscire ad attaccare con successo un rivale, vi basterà ripetere la procedura utilizzata per le carte base, andando a sostenere il costo di difficoltà stampato più quello progressivo. Una volta che soddisferete tale costo e il vostro attacco sarà stato giocato con successo, vi ritroverete in una sequenza di attacco che prevedrà tre sottofasi. Il passo di potenziamento, che vedrà il giocatore attaccante utilizzare per l'appunto i propri potenziamenti presenti sulle carte a sua disposizione con lo scopo di massimizzare il suo colpo o semplicemente passare. E il giocatore di difesa controbattere nel tentativo di depotenziare o demolire la strategia offensiva attraverso potenziamenti difensivi o semplicemente, anche nel suo caso, passare. Ogni abilità di potenziamento potrà essere utilizzata solo durante una sequenza di attacco e solo una volta nel proprio turno. Esse prevedranno un costo da dover soddisfare, come distruggere una carta base in gioco e metterla nella pila degli scarti, ad esempio, per innescarne di seguito l'effetto. Quando entrambi i giocatori passeranno uno dopo l'altro questa prima sottofase, si potrà accedere al passo di risposta. In questo passo, le abilità in risposta potranno essere impiegate unicamente se si verificherà una data condizione, come ad esempio Rigorous Training, che potrà essere giocata solo dopo che sarà stata inserita nello stage, o Aggressive Temper, che potrà essere giocata dopo che sarà entrata nella vostra pila degli scarti. Alcune di esse, inoltre, avranno dei costi da dover sostenere proprio come i potenziamenti.
Una volta risolta qualsiasi condizione attraverso gli effetti di risposta, si potrà passare alla fase di blocco. In questo passo, l'avversario potrà cercare di fermare o ridurre l'entità della vostra offensiva. I blocchi, proprio come per gli attacchi, vedranno tre zone possibili: alta, centrale e bassa. Le zone alta e centrale saranno adiacenti, come per la bassa e la centrale, mentre quest'ultima sarà adiacente sia alla zona alta che a quella bassa. Andrà da sé quindi che la zona alta e quella bassa non saranno da considerarsi adiacenti. Per bloccare un attacco, la zona di blocco dovrà necessariamente essere adiacente o corrispondente alla zona di attacco. Si potrà tentare di bloccare solo una volta durante una fase offensiva, ma non sarà necessario farlo anche se si disporrà di elementi utili allo scopo. Arconte, va bene tutto, ma come si calcola il danno bloccato e quello inflitto? Mi sembra piuttosto complesso come meccanismo. A primo impatto, sì, ma sarà più semplice di quanto pensiate. Per giocare una carta con valore di difesa nel tentativo di sventare l'aggressione rivale, bisognerà svolgere una procedura di difficoltà dedicata alla fase difensiva. Per prima cosa dovrete prendere in considerazione la velocità di attacco di chi sferrerà l'assalto, sommarlo al valore di blocco più i vari valori di difficoltà progressiva di chi subirà l'offensiva. Una volta ricavato il totale, il giocatore in difesa dovrà affrontare un check. Se scartando la prima carta dal suo mazzo eguaglierà o supererà la difficoltà di blocco, si passerà alla sottofase di danneggiamento dove verrà calcolato il danno. Durante il calcolo dei danni, se l'attacco verrà bloccato con successo e la zona di blocco corrisponderà alla zona di attacco, chiamasi in gergo blocco perfetto, ad esempio attacco con zona rossa contro blocco con zona rossa, il giocatore in difesa non subirà alcun danno. Se la zona di blocco sarà adiacente alla zona di attacco, ad esempio attacco con zona rossa contro blocco con zona arancione, il giocatore in difesa subirà metà del danno originale arrotondato per eccesso. Se non ci sarà stato nessun tentativo di blocco o se quest'ultimo non avrà superato il check, il danno verrà sottratto per intero ai punti vita dell'eroe o villain difensore. Una volta terminato il calcolo dei danni, si potrà passare alla fase finale del turno. Nella fase finale, la riserva verrà sgomberata seguendo i seguenti passaggi. Il giocatore di turno svuoterà la sua riserva per primo, partendo da sinistra verso destra. Qualsiasi carta base o risorsa giocata durante il turno verrà posta nello stage. Infine, potrete aggiungere qualsiasi carta che avrà inflitto danno nella vostra zona momentum. Tutte le altre carte, poi, verranno scartate e mandate nella pila degli scarti. Toccherà di seguito al vostro rivale svuotare la sua riserva, partendo sempre dalla sua sinistra verso destra, mandando tutte le carte nella propria pila degli scarti. Dopodiché potrete passare il turno cedendo la mano al vostro avversario. Bene, Arconte, tutto chiaro. Un'ultima cosa. Come si vince in un match del TCG di My Hero Academia? In due modi differenti. Il primo riducendo semplicemente a zero la vita del vostro rivale ed il secondo che vedrà quello che in questo GCC si chiamerà Cycling. Come funziona? Quando non avrete più carte nel mazzo, rimescolerete la pila degli scarti per crearne uno nuovo. Poi andrete a rimuovere dal gioco le prime 10 carte dalla cima dello stesso. Se nel farlo vi ritroverete a non avere più carte nel deck, avrete perso la partita. Come sempre, in descrizione vi lascerò tutti i link utili dove troverete informazioni interessanti riguardanti anche la costruzione del vostro primo deck attraverso l'utilizzo dei 12 simboli presenti attualmente in gioco. E voi, quale personaggio presente in questo GCC avrete il piacere di giocare? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.